Tutti ricordiamo di pochi giorni fa la notizia della sentenza che riguardava l'affair Stefano Cucchi, il ragazzo entrato nel carcere sano, morto una settimana dopo, pestato in modo insopportabile, a questo punto non si sa da chi, condanna per i medici e indignazione nazionale per una sentenza che disgusta le persone per bene. Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che ha combattuto e combatte perché venga chiarita questa vicenda, più di una volta ha detto: adesso non lasciateci soli. E qui a Camelot questo programma non vuole lasciare sola Ilaria Cucchi e sarà sempre a fianco in questa sua battaglia di verità per cercare di capire cosa è successo e riuscire a condannare quelli che sono stati i responsabili di quel pestaggio che poi ha provocato la morte di Stefano. E noi abbiamo con noi qui in studio ospite di Radio Yes, Ilaria Cucchi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Ecco, adesso la situazione come è messa? Noi, come tutti, dovremo aspettare le motivazioni di questa sentenza, ma insomma si sta muovendo qualcosa, ci sono state prese di posizione, però insomma bisogna fare di più perché questa cosa non rimanga così, che è veramente una ingiustizia profonda e insopportabile. Sì, ecco, intanto la situazione è quella che lei ha appena descritto e devo dire che in questi momenti, in questi giorni, ci sono stati dei segnali anche molto forti di una, in qualche modo, una presa anche di posizione, se non altro e per alcuni versi una presa di posizione morale, insomma, ci sono state reazioni forti da parte di tutte le persone della cosiddetta società civile, tutte le persone normali, tra cui anche quelli che erano presenti in aula durante la sentenza, cioè, la lettura. Sentenza, diciamo che sono una rappresentanza, un esempio. Io credo che questa reazione anche debba far riflettere, e segnali importanti sono arrivati nella giornata dell'altro ieri, quando assieme ad una delegazione di altri familiari di vittime abbiamo incontrato diciamo, i rappresentanti delle istituzioni e tutti si sono dichiarati come dire, disponibili ad affrontare finalmente il problema, quello che è il nostro primo problema, il più grande, e quindi diciamo il fatto che di fatto noi in questi processi siamo abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni, e quindi da vittime molto spesso diventiamo le prime a doverci difendere, molto spesso nell'insaputa generale. Io quello che ho fatto spesso è invitare le persone a venire a vedere questi processi per rendersi conto cosa quasi sempre sono. E dove diciamo noi ci siamo trovati con il pubblico ministero che sembrava fare il processo a noi e a mio fratello, esatto, piuttosto che agli imputati. Poi ripeto, fortunatamente i pubblici ministeri non sono tutti così. Le faccio un esempio: io adesso mi trovo nel tribunale di Voghera per il processo contro, diciamo, i responsabili del presunto pestaggio a Luciano Isidro Diaz. In questo caso, diciamo, Luciano come dire, può ritenersi un po' più fortunato, perché oltre ad essere un sopravvissuto e quindi non un familiare di una vittima, ma lui stesso una vittima, ha al suo fianco un pubblico ministero che io definirei veramente come dire, al di là del fatto intellettualmente onesta, ma veramente una brava persona che di fatto fa quello che secondo noi dovrebbe fare un pubblico ministero: lottare al fianco delle vittime per arrivare alla verità.
purtroppo poi non sempre è così, perché in queste situazioni si mettono in discussione i cosiddetti poteri forti, si mette in discussione certo. la stessa credibilità delle istituzioni, ma diciamo nel gestire questi processi in questa maniera non ci si rende conto di come poi si nuoce proprio in questo modo qui alla credibilità delle istituzioni, ecco. Perché poi dopo tutto noi siamo persone che siamo andate avanti dimostrando di avere sempre e comunque e nonostante tutto un'estrema fiducia in queste istituzioni. Ecco, ma al di là delle verità processuali e di fronte a quelle immagini così spietate, gli stessi addetti ai lavori, come giustificano quello che si vede, quello che si è visto? Cioè, veramente vengono poi fatte battute anche di dubbio gusto, nel senso che poi uno vede quelle foto e dice: ma se nessuno gli ha menato, ma che se le è fatte da solo queste cose? No, qui praticamente ci vogliono far credere che gli altri muoiono. Il problema è che noi secondo loro dovremmo anche crederci. Io non so che dire, glielo chiederei a loro, come si fa a dire di fronte a quelle foto, di fronte alle testimonianze, di fronte agli stessi carabinieri che hanno effettuato l'arresto, che dicono che mio fratello in quel momento stava bene, come si fa a dire che comunque mio fratello era in quel modo lì quando faceva tapirulano un'ora prima dell'arresto? Insomma, queste sono veramente cose alle quali, al di là del fatto che io sono emotivamente coinvolta, ma nessuno veramente può credere, eppure questa ci viene proposta come realtà da pubblici ministeri che si affidano a consulenze tutte volte a non far mai emergere responsabilità da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Ecco, devo dire che anche la stampa qualche volta. Ma adesso devo purtroppo interrompere la telefonata, la ringrazio. Grazie, grazie. Spero insomma di riuscire a intervenire presto. Grazie, grazie Ilaria Cucchi.